Napoleone senza la Toscana non sarebbe diventato imperatore. Quindi qualcosa che non tutti sanno. Tu, dalle stanche ceneri, sperdi ogni ria parola. Il Dio che atterra e suscita, che appanna e che consola, sulla deserta coltrice, accanto a lui, posò. Questo è il palazzo più importante della famiglia Bonaparte a San Miniato. Le radici della famiglia Bonaparte a San Miniato sono state però preziose per il giovanissimo Napoleone, che si iscrisse alla scuola militare di Brienne per divenire ufficiale dell'esercito francese. Era fondamentale avere un titolo di nobiltà per divenire ufficiali, altrimenti la carriera di ufficiale era di fatto impedita. Napoleone, con pochi ufficiali, in visita privata si reca a San Miniato, dorme a San Miniato, ospite del prozio. La notizia che Napoleone è a San Miniato, a chi arriva naturalmente? A Ferdinando III, al Granduca. Napoleone da San Miniato viene a Firenze e dove dorme? Dorme all'ambasciata francese, che allora era in Borgo Pinti, nel palazzo Ximenes d'Aragona. E nel 1799 le truppe francesi scendono, occupano Firenze, entrano a Firenze il 25 marzo 1799, si giunge all'incredibile. La Toscana, tradizionalmente granducato, viene innalzata a regno, regno di Etruria. Napoleone però raggiunge il massimo del potere nel 1804, diventa imperatore. Nel 1805 viene incoronato re d'Italia e l'incoronazione Napoleone si fa cucire un abito con tutte le nuance del verde. E per noi fiorentini questo è un dato interessantissimo, perché un celebre collezionista dell'Ottocento, Frederick Stibbert, riuscì a comprare l'abito dell'incoronazione di Napoleone, che era conservato, e dove si trova oggi? Al Museo Stibbert a Firenze. Con la sconfitta di Waterloo nel 1815 il destino di Napoleone è segnato. Napoleone si consegna agli inglesi e gli inglesi decideranno per lui un nuovo esilio, questa volta in un'altra isola, ma non accogliente come l'isola d'Elba, sostanzialmente l'isola di Sant'Elena. E nel 1819 viene presa la decisione di inviare un medico a Sant'Elena per vedere le condizioni di Napoleone, per curarlo. Viene prescelto un medico corso, Francesco Antommato. Ma ecco un nuovo legame con la Toscana. Ma Francesco Antommarchi dove si era formato? Presso l'ospedale di Santa Maria Nova a Firenze. Quindi un medico di Santa Maria Nova viene inviato a Sant'Elena nel 1819.